E approfondiamo questo argomento con il nostro ospite, Aldo Cursano, vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buongiorno, salve, buongiorno, benvenuto. Dunque, ci si può fidare delle recensioni online e quali strumenti abbiamo per capire se siano o meno veritiere? Le recensioni false feriscono al cuore il comparto della ristorazione e portano in qualche modo fuori rotta il cliente consumatore. Quindi vanno perseguite in un modo forte e determinato da parte di tutti, perché questo inquina il mercato. Però occorre anche tener presente che il web è una grande opportunità per tutti, perché ci consente di avere a portata di mano il mondo come consumatore, di poter condividere i nostri valori, il nostro saper fare, la nostra proposta, la nostra passione. Quindi una grande opportunità senza comunque trascurare una parte anche della mia categoria, anche seppur limitata, vede comunque questo ambito come minaccia. Le minacce vanno combattute come nella vita reale, chi ne fa un uso improprio e distorto va perseguito, perché non si può tradire la fiducia del consumatore, si può anche indurre a fruire di un servizio, ma quando questo non risponde alle aspettative, il web, così come dà una grande opportunità, poi ammazza, penalizza. Quindi occorre essere corretti, le recensioni devono essere autentiche, genuine e spontanee, e quel mercato che prima veniva detto delle recensioni, oltre ad essere combattuto da TripAdvisor così come sta facendo, deve essere avversato anche da noi operatori, perché di fatto acquistare recensioni a pagamento vuol dire trovare strade diverse da quello del lavoro, della correttezza e della stima vera. Quindi occorre essere responsabili sia chi scrive, quindi consapevolezza di essere corretti, educati, e non andare oltre il diritto di critica, perché la critica, anche se negativa o positiva ma autentica, è un valore per il mondo della ristorazione. Si può anche crescere, si può capire che abbiamo un problema in sala o che magari quel piatto non soddisfa. Certo. E allora capire la soddisfazione è importante per migliorarsi. Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.